servizi e prospettive per l'Alzheimer nel territorio, conoscere la patologia per affrontarla. Questo è il tema scelto dal Lions Club Orlandino e dall'Associazione La Grande Famiglia Ollus per celebrare a Capo d'Orlando la 22ª giornata mondiale dell'Alzheimer. Tra i relatori, le massime autorità scientifiche in Italia sulla materia, il professor Marco Trabucchi, ordinario presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi all'Università Tor Vergata, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e presidente dell'AIP, l'Associazione Italiana Psicogeriatria, e la professoressa Luisa Bartorelli, geriatra, presidente nazionale dell'Associazione Alzheimer Uniti Ollus. In questo momento di stand-by, come lei diceva, delle terapie farmacologiche, assumono importanza tutte queste altre buone pratiche che danno benessere al paziente, no? E che rendono più stabile il decorso della malattia. Ormai ci sono osservazioni scientifiche internazionali che ci confortano in queste buone pratiche. Allora, quali sono? Naturalmente quelle che stimolano le capacità conservate del paziente. Chi si ammala di demenza non è un essere a perdere, non è una persona fuori dalla società, non è uno che dobbiamo abbandonare, ma è una persona che deve restare al centro. Cosa vuol dire al centro? Al centro della famiglia, al centro della collettività e soprattutto al centro degli interventi del sistema assistenziale sanitario. L'impegno dei Lions su questo argomento è un impegno rivolto, diciamo, ad accendere i riflettori su un tema così importante, un tema che sta avendo purtroppo un impatto sociale veramente rilevante sui malati e anche sulle famiglie, e quindi noi speriamo con incontri come questo e altri incontri che si sono fatti in passato e si faranno, di coinvolgere le istituzioni, le varie associazioni familiari a cercare di migliorare le situazioni complessive dei malati e anche delle loro famiglie. Adesso apriamo una piccola discussione, i relatori sono a disposizione per eventuali domande.